Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo una notizia importante sul mercato dei trasferimenti che potrebbe avere un impatto diretto sulla nostra squadra. Un difensore italo-brasiliano che potrebbe arrivare al Napoli. In questi giorni sta trattando la partenza dall'Al-Ittihad in Arabia Saudita e si fa sempre più concreta la possibilità di un suo trasferimento a parametro zero al Napoli a gennaio. Ma cosa significa questo per la squadra di Antonio Conte? Come può inserirsi Luis Felipe nella difesa napoletana? Ed è lui il rinforzo ideale per portarci ancora più avanti nella stagione? Restate con noi fino alla fine per capire tutti i dettagli di questa possibile trattativa e come potrebbe incidere sul futuro del Napoli. Facciamolo! Innanzitutto ricordiamo chi è Luis Felipe e cosa può portare al Napoli. Luis Felipe è un difensore di 27 anni che conosce molto bene il calcio italiano. Ha trascorso diverse stagioni alla Lazio, dove si è distinto per le sue capacità difensive e per essere un giocatore tecnico, che sa anche giocare con qualità. Il suo stile di gioco si adatta bene allo schema di Antonio Conte, che ha sempre valorizzato difensori che abbiano non solo solidità, ma anche intelligenza tattica e capacità di avviare le azioni da dietro. Parliamo ora della situazione attuale di Luis Felipe. Il difensore è all'Al-Ittihad, in Arabia Saudita, ma è già in trattative avanzate per rescindere il contratto con il club saudita. Ciò significa che potrà essere disponibile a costo zero nel mercato invernale. Si tratta di un'ottima occasione per il Napoli, che è sempre alla ricerca di buone occasioni di mercato, soprattutto quando c'è la possibilità di rinforzare la rosa senza grossi oneri finanziari. Secondo Matteo Moretto, specialista di trasferimenti, Luis Felipe ha gli ultimi dettagli sul suo licenziamento e l'annuncio ufficiale del suo rilascio potrebbe arrivare in qualsiasi momento. E cosa significa questo per il Napoli? Sappiamo che Antonio Conte è contento della rosa attuale, ma ha anche fatto capire che gli piacerebbe rinforzare difesa e attacco, soprattutto con un nuovo difensore alla destra. Giovanni Manna, DS del Napoli, sta scrutando il mercato e Luis Felipe appare come un'occasione d'oro. Con esperienza in Serie A e ancora relativamente giovane, potrebbe essere il tassello mancante per completare il sistema difensivo di Conte, offrendo più opzioni di rotazione e aumentando la competitività nel settore difensivo. Ora analizziamo come Luis Felipe si inserirebbe nello schema di Antonio Conte. Conte è noto per la sua solidità difensiva e di solito gioca con una linea di tre difensori, il che rende essenziale avere difensori versatili che possano giocare sia centralmente che sulle fasce della difesa. Luis Felipe, con la sua esperienza alla Lazio, ha già giocato in un sistema simile, il che significa che si adatterebbe più velocemente allo schema di Conte. Inoltre, porta con sé la perfetta combinazione tra esperienza in Serie A e gioventù a 27 anni, che lo colloca in un'età ideale per contribuire immediatamente e avere ancora spazio per svilupparsi. L'arrivo di Luis Felipe potrebbe creare sana competizione anche nella difesa del Napoli. Attualmente la squadra ha nomi solidi come Amir Rahmani e Juan Jesus, ma l'aggiunta di Luis Felipe porterebbe ancora più profondità alla squadra. Potrebbe fungere sia da titolare che da affidabile panchina, soprattutto in una stagione che si preannuncia lunga e ricca di sfide, con il Napoli impegnato nelle competizioni nazionali ed europee. Un altro punto importante da considerare è la questione finanziaria. Il Napoli, si sa, non è abituato a fare grandi investimenti a gennaio, e il presidente Aurelio De Laurentiis è sempre molto cauto con le spese. Portare Luis Felipe senza costi di trasferimento sarebbe una mossa intelligente dal punto di vista finanziario, permettendo al club di rinforzare la rosa senza compromettere il budget. Inoltre, la sua esperienza in Serie A e la sua familiarità con il calcio italiano lo rendono una scommessa sicura, a differenza di giocatori provenienti da mercati meno conosciuti o da campionati con stili di gioco molto diversi. Dal punto di vista del giocatore, il Napoli sarebbe un'ottima destinazione per Luis Felipe. Il ritorno in Italia, dove ha già ottenuto successi, potrebbe essere l'occasione per riprendere il buono stato di forma della sua carriera, soprattutto sotto la guida di un allenatore come Antonio.
Conte, noto per la sua capacità di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, soprattutto difensori. Al Napoli Luis Felipe avrebbe la possibilità di tornare a competere ad alti livelli, in una squadra che lotta sempre per le prime posizioni in Serie A e che ha grandi ambizioni in Europa. E a proposito di ambizioni, l'arrivo di Luis Felipe potrebbe essere un altro passo per il Napoli nella corsa al titolo. La squadra viene da buone stagioni e si consolida come uno dei punti di forza del calcio italiano. Rinforzare la difesa con un giocatore di qualità ed esperienza potrebbe fare la differenza necessaria per lottare per il titolo sia in Serie A che nelle competizioni europee. Sappiamo che in tornei come la Champions League la solidità difensiva è fondamentale e avere opzioni di qualità in rosa fa la differenza nei momenti decisivi. Tuttavia, è importante ricordare che questa trattativa è ancora nelle fasi iniziali. Luis Felipe dovrà prima completare la sua partenza dall'Al-Ittihad per essere ufficialmente disponibile sul mercato. Inoltre il Napoli potrebbe dover affrontare la concorrenza di altri club europei che tengono d'occhio il difensore. Sarà quindi necessario che Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis agiscano con rapidità e precisione per ottenere questo acquisto. Un altro punto da discutere è l'impatto di questa possibile assunzione su altri settori della squadra. Se il Napoli scegliesse di portare Luis Felipe, il club potrebbe rivalutare altre priorità nel mercato invernale. Sappiamo che Conte è interessato anche a rafforzare la destra, ma, a seconda di come andrà la trattativa, l'arrivo di Luis Felipe potrebbe influenzare le scelte finanziarie e di rosa anche in altri ambiti. Riuscirà il Napoli a bilanciare tutte queste esigenze? Infine, non possiamo non menzionare il ruolo dei tifosi. Il possibile arrivo di Luis Felipe potrebbe generare grandi aspettative tra i partenopei, soprattutto perché si tratta di un giocatore che ha già dimostrato il suo valore in Serie A. I tifosi del Napoli sono noti per essere estremamente appassionati ed esigenti e sicuramente terranno d'occhio ogni mossa del club nel mercato dei trasferimenti. Allora, tifosi, cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Luis Felipe sarebbe il difensore ideale per rafforzare la difesa del Napoli di Antonio Conte? Come abbiamo visto, è un giocatore esperto. Conosce bene la Serie A e sta per affacciarsi sul mercato a titolo gratuito, rendendolo un'occasione rara e preziosa. Ci sono però ancora alcuni dettagli da risolvere, sia in relazione alla sua partenza dall'Al-Ittihad che alla concorrenza di altri club. Restate sintonizzati sul canale, perché continueremo a seguire tutti gli sviluppi di questa trattativa e a fornirvi gli ultimi aggiornamenti. Lascia i tuoi pensieri nei commenti, Luis Felipe sarebbe una buona aggiunta alla rosa del Napoli? E come si inserirebbe nel disegno di Antonio Conte? Non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella per non perdere nessuna novità di mercato e del nostro Napoli. Forza Napoli sempre!